sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. 'Prima di dare la benedizione, leggiamo la frase che è stata impressa in questo granito. La frase di Peppino Impastato. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Peppino Impastato, 5 gennaio 1948, 9 maggio 1978. La bellezza è tutto ciò che ci unisce. Ci unisce in tutte le forme, in tutte le varie forme. E allora penso che in questo momento, a parte quelli che possono essere i colori politici, in questo momento potremmo riconoscerci tutti quanti figli di colui che dà a ciascuno di noi la vera bellezza, che imprime la vera bellezza nei nostri cuori. E allora, prima di dare la benedizione, penso è bello ed è opportuno rivolgerci a Dio Padre con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, la preghiera del Padre nostro. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dinanzi alla bellezza non bisogna mai avere paura, non bisogna mai avere timore, bisogna sempre scommettere, e questo dobbiamo impararlo tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi. Buonasera a tutti. Credo che il fatto che oggi siamo qua scaturisce da una situazione che già 6 mesi fa ne avevamo parlato. Un'associazione di Girifalco, di giovani di Girifalco, la Work in Progress, ci aveva proposto all'amministrazione di intitolare un luogo a Peppino Impastato. Peppino Impastato, cioè, grazie alla televisione, ai film, alla letteratura, e grazie soprattutto all'opera del fratello Giovanni, che sta portando avanti ancora il ricordo vivo del fratello, cioè ormai è giusto e credo che sì, dobbiamo continuarlo a conoscerlo tutto. Tralasciando, perché spero e credo che ne parlerà Giovanni, qual è stato il suo ruolo nel suo paese d'origine, il suo scontro con tutti i poteri forti, stamattina Borgia, un ragazzo gli ha chiesto a Giovanni qual era l'aggettivo per identificare il fratello. E Giovanni ha usato il termine coraggioso. Al di là che il termine coraggioso è perfetto, credo, ma gli aggettivi che secondo me, per come l'ho vissuto indirettamente, insomma, quando è morto io avevo 18 anni, diciamo, quindi ero in pieno, diciamo così, fermento intellettivo, quindi l'ho vissuta in modo drammatico questa vicenda di questo giovane. I termini con cui lo sottolineerei sono intelligenza, sensibilità e coraggio. L'intelligenza lo dimostra la sua capacità di esprimersi e le poesie che ha scritto.
come si poneva e cosa ha fatto di una radio in quel momento, una radio che è diventata un mezzo di diffusione, è diventato un ostacolo, veramente la bellezza delle parole contro la bruttezza e la brutalità della mafia. La sensibilità, uno che scrive una frase del genere, senz'altro, deve avere una sensibilità che va al di fuori della norma. La sensibilità la dimostrava come descriveva i paesaggi e il coraggio di aver portato avanti le sue idee mettendosi a rischio, tant'è vero che ci ha rimesso, ha pagato con la vita il suo coraggio. Ma qual è anche come l'amministrazione ha voluto intendere la figura di Peppino Impastato? Come memoria storica, ponendo un manufatto, una lastra su cui è incisa una bellissima frase, come memoria, come punto, come qualcuno che lo vede e pensa che cosa è. È la memoria di Peppino Impastato che deve continuare, che deve essere viva. E poi la contemporaneità di Peppino Impastato, cioè non lo possiamo collocare in una teca come in un museo e stare là. Le idee di Peppino Impastato, e questo è lo sforzo, e ringraziamo Giovanni per quello che sta facendo, è di una persona contemporanea che ha visto nella bellezza, che ha visto veramente in tutte quelle piccole cose quotidiane, al di là del suo scontro contro la mafia e contro la bruttezza, quello di andare avanti e far sì che tutto, ognuno di noi migliori in prospettiva di quello che anche Don Orazio ha sottolineato. Con la bellezza non si può. Si può contrastare la bruttezza. Se la bellezza la intendiamo come nobiltà d'animo, come intelligenza, come sensibilità, riusciamo anche a contrabbattere e a distruggere quelle che sono le bruttezze, che sono l'associazione delinquere, tutti gli abusi, tutti i punti di vista. E poi mi si permette, riprendendo quello che Giovanni stamattina ha detto nella scuola, un ricordo alla mamma, perché ha fatto un passaggio bellissimo. Senza il coraggio della mamma, Peppino Impastato non sarebbe passato alla storia. Grazie. Due parole. Io ringrazio l'amministrazione comunale per aver organizzato questo evento. Un'iniziativa lodevole che è significativa perché intitolare un giardino, che è il luogo dove normalmente frequentato dai giovani, dai bambini, coinvolgere le scolaresche e la cittadinanza tutta a testimonianza di una voglia di poter cambiare le cose, soprattutto in una regione come la Calabria che ormai è praticamente condannata giorno per giorno a episodi di criminalità, soprattutto l''ndrangheta che ormai con una piovra si è inserita in contesti economici, nei contesti sociali. Il fatto di dedicare una targa a una dei simboli della lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, così come lo sono state altre persone, tra cui Don Pino Puglisi mi viene in mente, no? Serve per dare forza, per dare speranza e per far capire che solamente se siamo uniti tutti quanti, giorno per giorno, famiglia, chiesa, scuola, si riesce a combattere la criminalità, ripudiarla, ostacolarla. Con tutta la forza e con tutti i mezzi. E fare iniziative del genere è veramente importante, dà speranza. Dà speranza ed è veramente un'iniziativa da ripetere anche in altre occasioni, organizzando magari convegni, coinvolgendo appunto i ragazzi. Io veramente la ringrazio perché è veramente non è semplice trovare amministrazioni comunali che dedicano l'attenzione che meritano queste iniziative, veramente. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie per questa iniziativa. Io mi associo ai ringraziamenti, cercherò di essere breve perché io credo che in queste occasioni, in questo tipo di iniziative, bisogna essere brevi, bisogna ricordare, bisogna ringraziare, questa è la cosa più importante. Bene, però non vi nascondo la mia emozione. Perché stamattina, ieri abbiamo fatto delle iniziative che sicuramente hanno la loro importanza, però questa iniziativa è diversa, è qualcosa che resta nel tempo, che resta nella memoria. Infatti qualcuno diceva, io lo confermo sempre, non è una frase mia, un paese senza memoria non può mai avere un futuro e noi dobbiamo costruire il nostro futuro proprio sulla memoria, quello che stiamo facendo in questo momento.
Ecco, perché tutti i ragazzi, i giovani che passeranno, che entreranno in questa villa, i bambini che verranno a giocare in questa villa, è chiaro che qualcuno magari che non sa chi era Peppino Impastato, ci sono poche persone che non sanno chi era Peppino Impastato, tutti ricordano quel grande film I Cento Passi, qualcuno che non lo sa chiederà chi era Peppino Impastato. E noi, grazie a questo tipo di iniziativa che rimane nel tempo, gli possiamo spiegare chi era Peppino Impastato. Io ringrazio soprattutto i giovani che in questi giorni mi hanno seguito, ci hanno seguito e continuano a seguirci, perché sono loro che si sono legati a questa figura, perché loro si riconoscono in questa figura. Brevemente io lo voglio accennare. Peppino, rispetto a tutte le vittime della mafia, possiamo dire che era diverso. C'è una diversità vera e propria. Io non voglio fare distinzioni, non voglio fare classifiche, però lui, cioè, non era un poliziotto, non era un magistrato, non era un carabiniere, con molto rispetto, per carità, per queste persone che spesse volte vengono uccise perché tentano di fare il proprio dovere, di far rispettare la legalità in questo paese. Peppino era uno che praticamente era un ragazzo, un giovane come noi, come voi, animato di questa grande voglia di giustizia e di libertà. Addirittura era figlio di un mafioso, perché come voi tutti sapete, la nostra era una famiglia di origine mafiosa. Avete visto un po' il film I Cento Passi, lo zio Cesare Manzella che salta in aria con l'autobomba? Lui era il capo della cupola in quel periodo, in quegli anni, anche se la cupola mafiosa, la mafia non era estesa come lo è oggi. Ecco, lui ha avuto il coraggio di rompere, e la sua rottura non è avvenuta solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma ripeto, è avvenuta soprattutto all'interno della propria famiglia. E lo voglio dire ancora una volta, una famiglia di origine mafiosa. Ecco, Peppino rompe lì e dimostra chiaramente che se noi vogliamo possiamo rompere con la mafia. Cioè, non è vero tutte queste barzellette sul DNA, tutti questi legami di sangue, sono delle fesserie. Peppino Impastato ha dimostrato il contrario. Ecco la diversità, solo in questo possiamo valutare questa diversità. Poi, per quanto riguarda la bellezza, sicuramente voi ricorderete quella famosa scena nel film I Cento Passi, cioè lui si rivolge su quel promontorio di fronte a un panorama stupendo, proprio bellissimo, si rivolge al suo amico in questo modo: ma quale lotta di classe? Vedete che per una persona impegnata nel sociale, a portare le battaglie, diciamo, nel sociale, impegnata ideologicamente, la lotta di classe era la Bibbia, ma lui andava oltre. Quale lotta di classe? Qui bisogna insegnare alla gente cos'è un paesaggio prima che venga distrutto. E poi lui cercava di mettere in evidenza il vero concetto di bellezza, che sappiamo benissimo qual è il vero concetto di bellezza. Non è quello che ci costruiscono ad arte, quello che ci fanno vedere i mass media. Non è il consumismo, che il consumismo è un furto a noi stessi. Ragazzi, Peppino aveva un'idea della bellezza, che era spontaneità, naturalezza, che era tutto questo che lui praticamente ha scritto, che lui ci ha lasciato. E quando lui portava avanti, ricordate le mostre fotografiche per quanto riguarda il territorio, le mostre fotografiche contro la speculazione del territorio, cioè le ricordate? Le famose curve dell'autostrada, lui considerava quelle curve come una provvidenza divina in maniera molto ironica. Ecco, le curve che distruggevano il territorio, non avrebbe avuto senso l'autostrada con le curve, però le curve servivano non a salvaguardare la salute degli automobilisti che facevano la gincana e si mantenevano svegli perché il rettilineo era pericoloso, qualcuno si poteva addormentare. Le curve servivano a mantenere gli interessi dei mafiosi. Allora, quando Peppino portava avanti queste battaglie, che poi erano le battaglie per la salvaguardia del territorio, per la bellezza,
si scontrava con la mafia, cioè era automatico, era una cosa automatica, perché la mafia praticamente vive di questo, vive sulla speculazione, vive sullo sfruttamento del territorio e vive su tutta una serie di altre cose. Però noi dobbiamo partire dal basso, ecco perché, ragazzi, vi dico, noi dobbiamo avere la percezione del territorio, cioè noi dobbiamo controllare il nostro territorio, capire se la gente specula, capire se questo territorio viene distrutto nella sua bellezza, ecco, capire se ci sono persone che sotterrano delle scorie nucleari e ci avvelenano, se inquinano i mari, i fiumi. Questo dobbiamo fare, dobbiamo partire dal basso, le battaglie che portava avanti Peppino Impastato. E quando qualcuno non sa, vi chiede chi era Peppino Impastato, voi glielo potete benissimo spiegare. Ecco perché vi ringrazio, ecco perché sono emozionato, vi prometto che ritornerò a vedere questa meravigliosa villa, perché io in Calabria vengo spesso, non è la prima volta che vengo in Calabria. E l'ultima cosa che vi dico, vi lascio quasi con un appello. Ragazzi, cerchiamo di combattere la rassegnazione. Lasciamola stare l'indifferenza, non andiamo a scomodare Gramsci sull'indifferenza. Arriviamo alla rassegnazione, che è pericolosissima. Io da un po' di tempo a questa parte vado in giro, incontro molte persone e vedo tanta gente, tantissime persone, soprattutto giovani, che sono rassegnati. Cioè ormai sono rassegnati, accettano tutto quello che gli si impone. Non è così, ragazzi. A me le persone rassegnate fanno una grande paura, perché sono quelle persone, soprattutto giovani, che non hanno bisogno della verità. E noi dobbiamo andare sempre alla ricerca della verità, perché quando non manca questo bisogno della verità, non si fa altro che spalancare le porte alla mafia, all'illegalità e a tutta una serie di cose negative. Allora io vi invito a leggere, a studiare, andare a rivedere il nostro sito, che lì ci sono informazioni su Peppino, e vi invito soprattutto a lottare e a non rassegnarvi. Grazie. Allora, ringraziare Don Orazio, il capitano, che come vedete insieme alla scuola dovremmo essere quelle istituzioni che insieme gestiamo e dovremmo cercare di capire il territorio. Il fatto che siamo qua vuol dire che c'è questa sinergia in questo comune, in questa collettività, che ci dovrebbe tutelare e stimolare. Mi è doveroso ringraziare Giovanni per questo suo impegno, che è veramente da ammirare. Mi rendo conto che l'amore per il fratello non muore mai, ma al di là di questo credo che lui va oltre, cerca di coinvolgerci e renderci partecipe di quello che è effettivamente lottare contro la rassegnazione, come ha detto lui. Devo ringraziare, mi fa piacere, l'azienda Signorelli, i fratelli Signorelli, che nel giro di 2 giorni, a titolo gratuito, hanno fatto la donazione di questo bellissimo manufatto. È veramente una cosa che ci ha commosso e colpito, ringrazio veramente. Ringraziamo anche la ditta Chiodo, la ditta Strungo, che a titolo gratuito hanno sistemato sia la parte elettrica che la parte di muratura. Queste sono gente che effettivamente vivono questa sensibilità quando gli argomenti e le idee sono quelle che riguardano di portare avanti l'idea di Peppino Impastato. Grazie. Thank you.